studiamo questa parte, la fase terrestre del ciclo idrologico. Questo studia l'idrologia dei bacini. E la studiamo, sì, per curiosità scientifica, ma soprattutto per esigenze tecniche di progettazione e verifica. Partiamo da una breve trattazione di una parte che vi ho detto avremmo fatto qualche piccola, diciamo, avremmo detto qualcosa su alcune parti esterne, in particolare sulla formazione delle precipitazioni. Allora, il meccanismo uno dei meccanismi principali di formazione delle precipitazioni è l'innalzamento dell'acqua nell'atmosfera grazie all'evaporazione. E poi cosa succede? Nell'atmosfera si ha la condensazione. Tenete presente che la condensazione cos'è la condensazione? Da